Cosa serve, amici di Top Off Gaming, per creare un grande videogioco? Beh, serve una grande trama, serve un grande mondo, ma serve soprattutto un grandissimo personaggio principale. E amici, quest'oggi entriamo nei personaggi principali più sexy in assoluto, entriamo nel mondo femminile, entriamo in un mondo incredibilmente sexy e provocante, pieno zeppo di eroine, pieno zeppo di incredibili forme, pieno zeppo di bellissime donne. Questa top 5, ragazzi, è un grande sexy elenco che ho deciso di creare per celebrare questi incredibili sex symbol, ragazzi, estremamente belle, estremamente procaci, estremamente avvenenti e estremamente forti. Come sempre, amici, godetevi il video e se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Grazie mille a tutti. In questa classifica, amici, ci dovrebbero essere tantissime sexy protagoniste, ma ho dovuto fare una scelta e la prima scelta della sexy protagonista di un gioco chiamato Lollipop Chains è senza ombra di dubbio Juliet Starling. Come state vedendo in questo preciso momento, ragazzi, Juliet è una ragazza estremamente avvenente, è una bella biondina, estremamente agile e naturalmente estremamente splatter. Perché Lollipop Chains, ragazzi, ci permette di prendere il controllo di questo personaggio e iniziare a fare praticamente man bassa di zombie. Il tutto ovviamente contornato da una trama strampalata, delle battute con tantissimi doppi sensi e anche un vestitino per questa protagonista estremamente succinto e poco coprente. Per quanto riguarda il videogioco, ragazzi, beh, Lollipop Chains non è un titolo da fare, non è un titolo da consigliare, ma se volete farvi gli occhi su una gran bella donna, beh, Lollipop Chains incontrerete Juliet Starling. Ed ora, ragazzi, entriamo in Final Fantasy XV, un titolo incredibile, un gioco di ruolo incredibile, un open world incredibile con una grafica incredibile. E parliamo di un'altra sexy protagonista. Non è una delle protagoniste principali, ragazzi, ma andare dal meccanico non è mai stato così appagante. Perché, ragazzi, il meccanico di questo videogioco è Cindy Aurum. E come potete vedere in questo preciso momento, è stata disegnata volutamente ed incredibilmente capace e sexy. La serie Final Fantasy, ragazzi, senza alcun dubbio, ha la giusta dose di ragazze. Amici, ce ne sono davvero per tutti i gusti. Ci sono le more e ci sono perfino le bionde. Ed infatti Cindy, ragazzi, è una grandissima meccanica. Dai capelli biondi, dal fisico scolpito, dai mini pantaloncini in jeans, da una piccola giacchetta coprente per le spalle e ovviamente di contorno, ragazzi, anche un gran bel décolleté messo in risalto da un reggiseno rosso. I progettisti del gioco, ragazzi, ci hanno messo voglia di andare dal meccanico e soprattutto ci hanno reso la vita incredibilmente difficile, perché ogni volta che andiamo dal nostro sexy meccanico, senza alcun dubbio, la nostra attenzione è attirata dalle forme incredibilmente generose della nostra Cindy. Ed ora, ragazzi, entriamo nel mondo di The Witcher, dove, come saprete, la vita del nostro strigo è costernata non solo da feroci guerre, non solo da ferocissimi animali selvatici, ma anche da bellissime streghe. E senza alcun dubbio, ragazzi, Genetris sono le sexy protagoniste che di diritto entrano in questa classifica. Le accorpiamo tutte in uno. Questo perché? Beh, perché c'è la possibilità in The Witcher 3 di fare una cosa insieme a queste due bellissime streghe contemporaneamente. Inoltre, ragazzi, non vi nascondo che Triss e Jess sono state create dagli sviluppatori incredibilmente sexy e procaci e ovviamente gli sviluppatori ci permettono di avere una romance con loro e di gustare alcune scene incredibilmente piccanti. Amici, una è rossa, una è mora, ma sono tutte e due delle donne bellissime, mozzafiato. E il nostro strigo, ragazzi, beh, ovviamente dopo aver dato il massimo contro le forze del male, beh, direi che si può godere senza alcun dubbio le sue due sexy streghette. Ed ora, amici, entriamo nella storia dei Tomb Raider e soprattutto della sexy protagonista Lara Croft. Ma andiamo indietro, tanti tanti anni fa,
quando Lara Croft fu progettata, ragazzi. Beh, uno sviluppatore birichino andò sul petto e iniziò pian piano a gonfiarlo. Ed ecco così, ragazzi, che la sexy cacciatrice di tombe divenne un sex symbol dal busto, dalle proporzioni incredibilmente generose e sexy. Senza poi contare, ragazzi, che nel nostro collettivo Lara Croft viene associata ad Angelina Jolie, un altro incredibile sex symbol. Ma negli ultimi anni, ragazzi, senza alcun dubbio, c'è stato uno stravolgimento della figura di Lara Croft. Da forme incredibilmente sexy e prosperore, da un faccino duro e violento, si passa ad una ragazza decisa, dal corpo più minuto, più asciutto, ma non per questo meno sexy. La Lara Croft di un tempo, ragazzi, ce la ricordiamo per le sue forme generose e perché sparava tanto in giro. La Lara Croft di adesso, ragazzi, è molto più viva e ce la ricordiamo per la sua bellezza acquasopone, per la sua incredibile intelligenza, per le sue incredibili avventure, ma soprattutto per il suo spirito indomito. E senza alcun dubbio, ragazzi, la nuova Lara Croft è leggermente più vera, reale e sexy di quanto non lo fosse tanti anni fa. Ed eccoci quindi alla fine di questa classifica, e voi ragazzi avete già indovinato chi è la sexy protagonista che senza alcun dubbio regna sopra tutte le altre. Ragazzi, è il finale giusto per questa incredibile classifica, ma Bayonetta è la strega più bella, più prosperosa, più incredibile, più fuori di testa che voi abbiate mai conosciuto. Ma da dove possiamo iniziare a descrivere questa donna? Beh, iniziamo dal suo bellissimo faccino. Parliamo del fatto che i suoi capelli sono la fonte del suo potere e che sono i suoi stessi capelli a vestirla con dei vestitini incredibilmente succinti. Parliamo poi delle sue mosse sexy, parliamo poi della sua incredibile agilità, parliamo poi della sua indole incredibilmente piccante. Bayonetta, da qualsiasi lato noi possiamo osservarla, ragazzi, da dietro, da davanti, in faccia, mentre distrugge un mostro facendola a pezzettini, e senza alcun dubbio la più bella in assoluto. Lei, ragazzi, è l'eroina che con solamente due videogiochi all'attivo è riuscita a incantare davvero un milione di videogiocatori, e non piace semplicemente solo a noi maschietti, piace anche alle femminucce, perché ragazzi, oltre alle forme generose c'è molto di più. C'è un'anima libertina che non ha voglia di restare ristretta, chiusa, rintanata, che ha voglia di esplorare, girare il mondo, conoscere, capire la realtà e soprattutto godersi la vita. E voi amici, che cosa ne pensate? Quale sexy protagonista è entrata nei vostri sogni? Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Ragazzi, aspetto i vostri commenti e anche e soprattutto vi aspetto in un prossimo mega video. Ciao!